Ok, controllo che effettivamente siamo in diretta, esattamente, siamo in diretta. Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi, come vedete, sono solo, non c'è Bruno, il mio compagno di avventure settimanali semi-boomeristiche, semiotiche, perché semplicemente non sta molto bene, quindi lo abbiamo dispensato da questa ennesima puntata del nostro seminario permanente, però vedete già la nostra ospite di oggi che è Stefania Caliandro, che direi che può, se vuole, già salutare chi ci sta seguendo. Salve a tutti, grazie per l'invito a questa intervista scambio sul mio libro. È un vero piacere. Appunto, oggi parliamo di questo libro. Faccio la premessa, vabbè, chi ci segue lo sa, però io non do per scontato che chi ci segue oggi sia necessariamente un aficionado. Di solito è Bruno che in maniera, ecco appunto, ci saluta già in chat, che in maniera magistrale giostra le cose della regia, quindi oggi sarò rozzo, farò delle cose da videomaker scarso, quindi Bruno mi perdonerà, ma ecco, questo è il libro di cui parliamo oggi, di Stefania, Morphodynamics in Aesthetics, Essays on the Singularity of the Work of Art. Beh, io come sempre presento l'autore, quindi oggi presento Stefania, ma mentre di solito Bruno dà delle coordinate di inquadramento generale sul libro, oggi vi tocca che questa cosa la faccia sempre di nuovo io. E in realtà parto proprio da questo, cioè anche nella presentazione che abbiamo cercato di fare sulla pagina di Lexia, abbiamo in qualche modo ricostruito una sorta di percorso che un po' volontariamente, un po' naturalmente si è creato nelle nostre ospitate, nelle nostre puntate, per cui ci sono alcuni temi, alcuni nomi che stanno ritornando più di una volta. È il caso anche di oggi. Non è appunto un caso che il libro di Stefania sia pubblicato in una collana curata da Alessandro Sarti per Springer, collana di cui abbiamo già presentato il testo The Language of Images di Maria Giulia Dondero. Per farla breve, perché, come dire, in qualche modo lavoriamo in cross-medialità, quindi mi auguro che qualcuno abbia letto il testo che abbiamo pubblicato prima, appunto, sulla pagina Facebook di Lexia. L'idea è che ci sia un qualche tipo di aria di famiglia in alcuni ricercatori che si occupano più o meno centralmente di semiotica, perché, per esempio, quello non è il caso specifico di Alessandro Sarti, ma insomma ci sia una sorta di movimento che cerca di rileggere la tradizione semiotica, in particolare i fondamenti dello strutturalismo, in una prospettiva nuova. Nel caso specifico del libro di Stefania, come capirete dal titolo e dal sottotitolo, è un libro che ha al centro le arti visive e che cerca di fare dialogare la teoria semiotica con l'estetica, ma anche con gli studi della percezione, in qualche modo le scienze dure, che è un problema che ha assillato la semiotica e soprattutto la semiotica dell'arte fin dalle origini, con esiti, diciamo, alterni, con proposte anche spesso contraddittorie tra di loro. E quindi il libro di Stefania si inserisce in questa tradizione. Poi entreremo nel merito dei nomi che sono tra i riferimenti, diciamo, fondativi dell'approccio teorico di Stefania, però intanto vi spiego chi è Stefania, perché non diamo per scontato nulla. Quindi, insomma, presentiamo il nostro ospite di oggi. Allora, Stefania si è laureata al DAMS a Bologna e poi ha fatto tutti gli studi successivi a Parigi. Si è dottorata in scienze del linguaggio, delle arti e della letteratura e poi in realtà ha viaggiato tantissimo, ha girato tantissime università. Adesso è professoressa all'università. Io semplifico molto anche perché il mio francese Stefania è terrificante, quindi cerco di pronunciare il meno peggio possibile, il meno possibile parole in lingua. Adesso è professoressa all'Università dei Pirenei, lei però appunto è italiana, è romana. Questo è il suo, diciamo, terzo testo maggiore, nel senso che c'è ovviamente una linea rossa che lega tutte le pubblicazioni di Stefania, con al centro appunto il discorso delle arti visive, non solo come oggetto di analisi, ma proprio come oggetto teorico, cioè con cui possiamo ripensare alcune questioni fondamentali della teoria, che guarda caso sono sempre quelle che ritornano anche in semi-boomer, dall'enunciazione al plastico all'epistemologia di fondo. Nel 2004 lei si occupa di
Spazi percepiti, territori immaginati nell'arte, che è anche il titolo che ovviamente traduco dal francese della curatela, appunto del 2004 per l'Harmattan. Poi nel 2008, sempre per l'Harmattan, cosa che mi interessa molto perché, vabbè, adesso lo spiego, pubblica un libro che si chiama Immagini d'immagini, il metavisuale nell'arte visiva. A me interessa, diverte sempre il discorso meta, e quindi in questo libro Stefania propone un percorso che va da Vasari ad Aby Warburg con il tema della rappresentazione delle rappresentazioni, con il tema dell'immagine che simula, rifà, rimedia, ritraduce l'immagine. Queste cose nel libro di cui parliamo oggi in qualche modo ritornano perché questo libro qui è una specie di punto di arrivo barra sintesi di tutta una serie di filoni di ricerca con al centro appunto un certo tipo, potremmo dire anche un certo canone di arte visiva, quindi con al centro le avanguardie storiche più o meno, l'astrattismo visivo. Il focus sul colore, che è una cosa su cui Stefania ha lavorato molto. Questo strano concetto, questa strana nozione che ha portata a teorica importante, adesso vedremo perché, della vibrazione, e poi appunto il tentativo di fare un'estetica delle arti che sia anche, diciamo, in socio-semiotichese, un'estesica, cioè in cui il legame con il corpo e con la percezione sia riportato in primo piano. Va bene, io come al solito mi sono già dilungato molto, ma ci tenevo a inquadrare un po' il tutto anche per permettere ai nostri fedeli spettatori di raccogliersi attorno al video. E quindi va bene, facciamo parlare Stefania. Allora, appunto, il libro è una raccolta di saggi che hanno degli oggetti specifici, tutti che hanno a che fare col visivo, in tutti i capitoli. C'è una tensione teorica molto forte, alcuni sono anche più squisitamente teorici, diciamo, sono meno analitici, sono meno concentrati sui testi, sulle opere, per esempio quello sul colore e così. Ma io parto da una cosa che, vabbè, in realtà già abbiamo discusso a camere spente subito perché mi divertiva particolarmente, mi interessava molto. Cioè, questo qui, volendo, è un libro di semiotica delle arti, che cerca di fare certi discorsi da un punto di vista teorico-analitico. Ma volendo è anche un po' come i libri di Genet, no? Che sono di narratologia, però sono anche dei libri sulla ricerca del tempo perduto di Proust. Questo è anche un libro su Paul Klee, nel senso che molte analisi e molti testi sono di Paul Klee, il che non è strano, però insomma possiamo interrogarci perché i semiologi sono ossessionati da Paul Klee. Ci sono alcuni classici saggi di Floch, no? Le Rouge et le Noir di Paul Klee, c'è un lungo mitologico articolo su Sphinx Artig di Paolo Fabbri, c'è un'ossessione, diceva Stefani a camere spente, di René Thom piuttosto forte con le immagini di Paul Klee. Ecco, perché Paul Klee è così interessante e cosa ti consente di dire, cosa ti ha consentito di dire da un punto di vista teorico, oltre che dal punto di vista analitico? Ora mi sto zitto per un poco, così facciamo parlare te. Allora, hai detto tantissime cose che in realtà dovrei prendere ore per sviluppare. Diciamo, riprendo innanzitutto l'idea di image, in realtà era la mia tesi di dottorato, infatti come questo passaggio sul metavisivo è stato un po' la mia, non dico origine, perché di origine ce ne sono sempre tanti e i filoni di ricerca si intrecciano. Però è stato un momento in cui appunto cercavo di partire a analizzare le opere a partire da come si presentano, per esempio nel libro dei disegni di Vasari che costruisce delle cornici per presentare dei disegni e quindi crea un dispositivo letteralmente metavisivo per presentare le opere. A dei storici dell'arte che per capire le opere facevano dei disegni per poter interpretare, capire lo stile, e fino a Aby Warburg che per pensare alla storia dell'arte ha creato veramente dei pannelli, la Trust Image, sono dei pannelli in cui in realtà non fa che far circolare le immagini per pensare una o più storie dell'arte in volta. Per cui l'approccio all'inizio è stato abbastanza cognitivo, nel senso un dispositivo come può analizzare l'immagine. E a un certo punto mi sono ritrovata alla fine della tesi a analizzare per caso la questione dell'empatia che mi ha
fatto sorgere qualcosa un po' di incosciente, cioè come si può avere un impatto diretto con l'opera e da là è nato lo studio della percezione, veramente sempre più anche un senso estetico, come te hai sottolineato, cioè qualcosa che non è per forza conscio, ma ci sono degli oggetti teorici che si creano nella prima stessa e delle forme che dettano in qualche modo la percezione che noi ne abbiamo, che emergono nella percezione, eccetera. Quindi tutto ciò, questa riflessione sulla percezione che è stata veramente un po' risvolto all'incontrare del lavoro sul metafisico che facevo prima, mi ha portato a iniziare a guardare le cose un po' con gli occhi degli artisti, perché in realtà c'è un'attenzione all'osservazione veramente forte e che passa al di là della comprensione semantica, cioè siamo proprio a una comprensione più legata alla sintassi, legata alla costruzione del quadro, a una logica che sia veramente interna, un logos dell'art, una logica che è veramente plastica, che può essere anche figurativa, eccetera, ma che quindi è legata. E da là ho iniziato a essere stato un percorso abbastanza complesso, nel senso che sono entrati diversi filoni di ricerca. Allora, evidentemente tu hai sottolineato l'idea di morfogenesi, io sono stata allieva di Petitot per tanti anni, seguendo i suoi seminari, capendo anche molto poco, devo dire, all'inizio di Jean Petitot, perché non è un approccio facile, insomma, e come si metteva in gioco tutte le teorie di René Thom. E devo dire che in questo mi ha aiutato molto passare un mese nel centro all'Università di Aarhus in Danimarca, e la lettura di Per Åge Brandt mi ha aiutato a capire il Petitot. Diciamo, è stato un passo per semplificare in qualche modo, ma ovviamente non per togliere niente di semplice a Per Åge Brandt, ma là mi ha dato una chiave d'entrata in questo pensiero. Un'altra chiave così di accesso è stata la sintassi topologica di Fernand Samartin in Canada, quindi tutt'altro contesto, là un'attenzione molto forte sulla sintassi di analisi delle opere e del visivo, senza per questo accettare anche il lato un po' più psicanalitico che aveva Fernand Samartin nella lettura semantica, però a un certo punto mi sono messa in testa come si può, da un lato, avere una sintassi topologica, così chiamava Fernand Samartin il suo approccio, e da una semantica dinamica, come la chiamava appunto Per Åge Brandt. In quel momento ho avuto accesso, un po' per caso, all'opera di Paul Klee. Ho iniziato a leggere i suoi scritti, quello che presentava nei suoi corsi teorici agli studenti a Bauhaus, ma che in realtà è anche una riflessione che ha continuato a sviluppare lungamente negli anni. I suoi scritti per le lezioni sono continuamente state riviste. E mi ha dato una chiave di lettura molto così intuitiva di come questa teoria delle catastrofi in realtà si legasse alla teoria del punto grigio di Paul Klee, cioè un punto che esiste o non esiste, ma che diventa poi alla fine l'origine, la cosmogenesi degli opposti. E questo, allora, Paul Klee sembra molto facile da leggere, ma in realtà è talmente ricco, talmente denso, che continua a essere un po' una guida spirituale che mi accompagna nelle riflessioni. Ogni volta ritrovo delle cose anche abbastanza diverse, nuove addirittura. Ovviamente prima di me ci sono stati tantissimi altri che hanno lavorato su Paul Klee, Foucault, Deleuze stesso ne parla, se ne ispira quando parla
appunto della catastrofe in pittura, nei suoi screen, anzi nei suoi corsi sulla pittura registrati, restano sotto registrazioni o le trascrizioni dei corsi che fa a Paris Witt, e appunto. C'è questa idea di morfogenesi che è di Paul Klee e che porta anche a rivedere tutto un apporto molto forte su come si può analizzare le forme, la percezione, creando quello che poi analizzo nel secondo capitolo di questo libro, cioè un sistema di bilance. Un sistema di bilance in cui Paul Klee valuta, per esempio, se ho un quadrato piccolo e un altro di dimensione più grande, evidentemente c'è uno sbilanciamento di forme. Però se quello piccolo è blu e quell'altro di un colore più chiaro, un giallo, ecco che i colori e la forma si bilanciano. Se inizio a mettere altri pesi, perché lui parla di pesi che non sono determinati solo dal colore, dalla forma, ma anche dalla radiazione nello spazio, si crea tutto un sistema dinamico che porta a creare degli equilibri, degli squilibri, degli equilibri instabili, delle dinamiche dentro al quadro. E questo diventa sempre più ricco fino a creare degli spazi negli spazi. Cioè, Klee anticipa quello che poi René Thom sviluppa, cioè l'idea anche di avere degli spazi che si piegano dentro gli spazi, che creano degli spazi intrecciati, assolutamente non solo tridimensionali. Cioè, come Klee si dice, come faccio a mettere uno spazio tridimensionale dentro un quadro? Ecco. Sono delle dinamiche che portano a ripensare tutta la teoria dell'arte, ovviamente in primo luogo quella pittorica, ma non soltanto, Paul Klee non è solo in pittura, però in realtà diventa una teoria dell'arte molto molto ampia e non è un caso che semiotici, e non solo semiotici, continuano a riferirsi perché veramente è ricco, cioè penso anche alla lettura che ne fa Pierre Boulez, il compositore in musica, si ispira di Paul Klee e credo che sia tra l'altro uno dei migliori commentatori di Paul Klee che permette di accedere a questa ricchissima teoria. Se vuoi posso darti ulteriori stimoli Sì, in dammi questa. qualche. Perché effettivamente ci stanno talmente tante cose, però vai. Io devi capire che io sono particolarmente logorroico, quindi faccio mille introduzioni, poi la domanda effettivamente è un po' più ridotta, ma direi che l'abbiamo adeguatamente dissodata, intendo proprio su Paul Klee. Muoviamoci in un ambito immediatamente che sta lì accanto anche da un punto di vista proprio di come le cose sono messe nel libro, cioè, e qua parto con la mia premessa logorroica e poi ti faccio la domanda, cioè, dal mio punto di vista, una delle cose veramente efficaci che ha prodotto, diciamo, la semiotica su cui con poi differenze ci siamo un po' formati tutti, diciamo, quindi Grey Mass e tutte le varie appendici e post-gremasismi possibili, è la semiotica visiva. Cioè, in quell'ambito lì, secondo me, più che in altri, e io penso egoisticamente alla semiotica della musica, che è un casino, no? Che non ha prodotto, diciamo, delle teorie forti, condivise, bla bla bla. Ecco, invece, dal punto di vista del visivo, secondo me, sia lato figurativo, sia lato appunto plastico, la semiotica ha fornito chiavi di lettura interessanti, strumenti metalinguistici efficaci che probabilmente altri approcci non avevano. Cioè, in qualche modo il plastico e il modo in cui poi si è sviluppata l'analisi del livello barra dimensione barra linguaggio, plastico è una delle cose più forti, insomma, secondo me, dell'eredità, diciamo, della scuola di Parigi e di tutto quello che si è sviluppato attorno. Però non è un caso che proprio su, come dire, sulla semiotica del visivo, in particolare su quella che si concentra
da un punto di vista dei testi squisitamente visivi, quindi sull'astrattismo, ci sia un continuo rimasticamento e ripensamento. Non è un caso che uno dei tuoi articoli, lo vedevo perché lo commentavano alcuni nostri, diciamo, non so come chiamarli, follower, è una parola brutta, però insomma, diciamo, semiologi che ci seguono, uno dei tuoi articoli più letti, discussi, che si ritrova remixato anche dentro il libro di cui parliamo oggi, è quello sul colore, che è tutto un sistematico riprendere e ripensare alcuni aspetti di quella che noi in qualche modo diamo per scontato che sia la semiotica del colore. Come la vedi tu da questo punto di vista? Cioè, qual è la tua Allora, posizione finale, diciamo, su questa questione che da una parte è molto intuitiva, dall'altra appunto diamo per scontata, ma che viene sempre ripensata. Poi ci sono tanti, chiudo, adesso mi zittisco, ma ci sono tanti, come dire, tanti testi che hanno affrontato di petto la questione del colore. Ricordo un Carocino mitologico di qualche anno fa, di, credo, Maria Laura Agnello, sulla semiotica dei colori. Ci sono tantissimi saggi che cercano di sviluppare, partendo dalle nozioni storiche, da Goethe, no? Proprio dalle radici. Ecco, poi si è lavorato tanto, subspecie semiotica, ma c'è sempre un pezzo che manca. Tu in qualche modo sembri dire questo nel capitolo. Che cosa è successo? Cosa manca? Qual è la tua proposta, diciamo, da questo punto di vista? Allora, innanzitutto vorrei tornare sul visivo, perché effettivamente sono d'accordo e non d'accordo, nel senso che non si può ridurre una semiotica dell'arte a una semiotica del visivo. Ha un po' questo peso anche dei visual studies, di dimenticare che l'arte non è solo visiva, cioè l'arte è anche camminare in una situazione. Avere una dimensione plastica, plastica in senso anche sculturale, non solo scultoria. Quindi evidentemente è più difficile, e tra l'altro è una questione che ponevo, in un'intervista che ho appena fatto a Francis Sederlin del gruppo Müll, a cui sono anche molto legata ad amicizia. Abbiamo fatto un'intervista che uscirà nel prossimo numero di Act Semiotique, e perché questa attenzione al visivo e meno, per esempio, agli spazi, è cosa che sicuramente dobbiamo ancora molto lavorare. Nel mio saggio ho iniziato a lavorare sulla questione dello spazio, anche se sicuramente è più una sintesi delle teorie dello spazio che sono state fatte, che non veramente, però magari poi ci torniamo. Quindi sì, allora, il visivo, ma non solo il visivo, innanzitutto bisognerebbe parlare più generalmente di sensazioni, cioè per quello che il passaggio all'empatia per me è stato importante, sensazioni percettive anche. Come si costruisce il visivo, ma anche come si costruiscono in generale le forme. E la forma, ma anche ovviamente il colore. Il problema del colore è enorme. Mi sono trovata un po' sollecitata a parlare della semiotica del colore. In questo, in realtà, all'origine ha un numero apparso nel topico del seminario, topicos del seminario, perdonatemi, il mio spagnolo no, è inesistente. Un numero diretto da Ruiz. In cui, senza saperlo, mi sono ritrovata appunto contornata da nomi come Felix Trullman, Georges Roques e Omar Calabrese. Eravamo i quattro presenti in questo numero sulla semiotica del colore. E io, invece di cercare di analizzare per gradazioni, mi sono posta un problema di fondo, cioè si può o non si può parlare di una semiotica del colore. E su questo mi sono un po' ispirata del modello di queste otto tesi per o contro una semiotica dell'arte di Hubert Amiche, che in qualche modo è stato il mio direttore di tesi, ma in realtà ha influenzato molto il mio pensiero dopo la tesi, quando ho ripreso e rianalizzato veramente la grande eredità semiotica che D'Amiche ci ha dato.
E quindi il mio problema è anzitutto stato teorico, ma in che modo e se si può parlare di semiotica del colore? Perché già dire il colore è un problema, cioè ci ritroviamo in testi in cui il colore è sempre detto qua c'è un rosso, qua c'è un giallo, ma stiamo scherzando, cioè per un pittore un rosso dipende, ma quale rosso? Cioè è un cinabro, è uno scarlatto, è un vermiglione? Oppure dobbiamo trovare un pantone, cioè come si fa a definire un colore? E Hitler ce lo dice, dipende anche dalla luce, cioè lo stesso colore esposto alla luce elettrica, esposto a una luce del giorno cambia. Se io metto un quadro vicino a un altro quadro, quel colore cambia, quella zona di colore cambia se accanto c'è un colore diverso. E Wittgenstein, allora, questo mio saggio è un po' ispirato da una parte da Wittgenstein, che si ritrova là a essere molto fenomenologico. Wittgenstein dice un quadro è come un puzzle. Se facciamo tutto a pezzettini, ebbene abbiamo dei colori quasi monocromi. Però in realtà non è il vero colore. Il colore viene fuori quando io metto insieme il puzzle. E quindi quel colore là ha un tono, un valore rispetto a quello che è accanto, che poi è quello che si ritrova adesso con la teoria dei differenziali, cioè in realtà è una teoria della complessità, non possiamo così disassemblare le parti e pensare di analizzarle senza tenere in conto che sono continuamente influenzate l'una dall'altra. E il colore quindi è stato veramente un campo di incontro e scontro con i limiti anche della semiotica, perché il colore dipende dalla forma del colore che cambia secondo una serie di varianti, ma anche dalla materia, perché lo stesso colore se è creato con un olio non è la stessa cosa che è creato con una tempera, cioè per dire. Insomma, il colore entra in un gioco di relazioni molto, molto complesso. Il colore allo stesso tempo forma materia, allo stesso tempo, come dice anche Wittgenstein, dipende da che posizione è nello spazio, cioè se è nel fondo di un quadro cambia rispetto alle sei. Quindi si entra veramente in un gioco di complessità che non si può risolvere in termini di connettività. Cioè, qua siamo veramente in una complessità dinamica in cui entra in gioco anche la percezione dell'osservatore. Non dobbiamo essere ingenui, cioè non è che possiamo analizzare senza tener conto che chi guarda modifica le forme. Cioè, è un'emergere delle forme, del colore, rispetto anche a tutta una serie di componenti che entrano in gioco a monte, che creano questo sguardo. E ritorno là un po' a questa idea, come dicevamo prima, un po' della complessità, cioè si tratta anche di dinamiche percettive che possono essere anche conflittuali, come qualcosa emerge nella percezione e anche attraverso delle instabilità percettive, cioè, e che cosa crea la singolarità dell'opera? Cioè, è questo insieme di elementi che sono correlati, che come dice Petitot, quando ho avuto modo di presentare un po' questa teoria, cioè di morfodinamica dell'arte, ho cercato di analizzare a partire da un quadro di Cézanne che voi trovate nel primo capitolo di questo libro, cioè è un insieme di piani, di colori, di forme che entrano in gioco e che contribuiscono alla semantica, ma insomma, prima di arrivare all'aspetto semantico bisogna veramente analizzare tutta la forza sintattica delle componenti dell'opera. Appunto, un intervento appunto sul convegno sulla sessualità di René Thom, presentavo questo quadro e mi trovavo a discutere quindi con Petitot che appunto diceva: questo è un problema di meriologia.
Esatto, cioè è un problema che le parti sono codeterminate. Non posso pensare al colore senza pensare alla forma, senza pensare alla materia, alla luce. Tutto è talmente interrelato che cioè, la relazione determina anche l'effetto esatto, questo quadro che crea veramente una catastrofe anche in senso visivo, ma non soltanto semantico. Ricordo un po' il titolo, è La casa dell'impiccato di Cézanne, e in realtà c'è proprio anche nella creazione dei piani un salto tra il primissimo piano e appunto questo dirupo, ma in realtà è tutto un gioco di forme che creano degli indici, delle linee, dei vettori che inducono a avere questa idea di salto e di avvenimento di una catastrofe, in senso veramente anche tomiano. Per cui ecco che in realtà il colore è stato un po' l'aprire dell'abisso, come facciamo a parlare di una semiotica del colore, cioè è un po' la tesi che aveva lanciato anche Hubert Amiche quando nel 1974 parlava si può parlare sì o no di una semiotica dell'arte. Poi ovviamente sono state dimenticate un po' le premesse, tutte le difficoltà e si è passato ad applicarle e si pensa, però in realtà le condizioni a priori non hanno mai trovato veramente una soluzione o ne hanno trovate tante, ma forse è un momento in cui dobbiamo anche rimetterci un attimo in questione su quali sono, dico i limiti, ma quali sono gli scogli che la semiotica anche deve bypassare, a che condizioni, cioè dobbiamo anche prendere coscienza di questa complessità e di in che modo si può parlare di una morfodinamica in estetica. Forse potrei anche precisare un punto, ci tengo a dire di morfodinamica e non morfogenesi, proprio perché vabbè, ci sono altre influenze là, parlare di genesi, penso a Walter Benjamin che diceva Genesi è sempre un tourbillon, non esiste una Genesi, è sempre un'origine che è creata in qualche modo dall'interpretazione. Benjamin arrivava a dire anche che non esiste la storia dell'arte, esistono oggetti storicizzati, creazioni di storie dell'arte in qualche modo per l'interpretazione, ma non la storia dell'arte in sé. Quindi questo termine genesi mi dà anche un po' di difficoltà, ma in realtà è una difficoltà anche molto teorica, nel senso che è comunque legata a una visione molto generativista della semiotica. Penso a tutto il filone, vabbè, gremasiano, anche in parte delle teorie strutturiste, tomiane, eccetera, come qualcosa che ci sia un logos soggiacente. René Thom a un certo punto parla proprio che comunque c'è un privilegio sul linguaggio. Che è all'origine il logos su cui appunto le forme poi creano delle biforcazioni. C'è questo parallelismo molto forte con il linguaggio, che non è solo un parallelismo, ma come un sistema un po' modalizzante. E questo ovviamente per me crea un problema, perché dare questo peso al linguaggio, parlare di linguaggio visivo, è una metafora che io trovo per molti versi abusiva. E quindi preferisco parlare piuttosto di morfodinamiche e non di morfogenesi, perché penso che appunto è un emergere delle forme, ma nell'osservazione stessa, nella relazione con chi lo guarda. E quindi c'è anche l'intervento della sensibilità, dell'esperienza di chi partecipa all'osservazione. C'era una cosa che volevo dire, ovviamente mi sono persa un po' da sola. Ah, ecco, rivengo.
Non è un caso che di Deleuze prendo delle cose che in realtà lui non ha scritto. Ne ha parlato solo nei suoi corsi sulla pittura, in cui ipotizza che le catastrofi non siano solo soggiacenti o ma arriva a dire che ci siano degli squilibri locali. Dei piani che cadono, dice, delle cose che cadono, che non si tengono, nei quadri è tutto un bilanciarsi di forme che sono in disequilibrio e che fanno parte dell'energia dell'opera. In questo senso io cerco di restare a un aspetto più legato all'apparenza proprio delle forme e non a cercare piuttosto delle logiche soggiacenti, come è stato fatto per molto tempo nel generativismo, cioè delle logiche strutturaliste che sarebbero sotto alle forme. Io credo che le logiche, come dice Klee, sono nelle opere stesse, in questo senso l'oggetto quadro è già oggetto teorico, nel senso che è veramente una dinamica che si crea all'interno delle forme, non a un strato profondo. Ecco, questa idea di uno strato profondo per me è molto, molto problematica. Insomma. Mi sono forse perso di nuovo. No, ma invece è molto chiaro perché anche partendo dal discorso del colore, secondo me questo tipo di ripensamento della teoria è, no, cioè, come dire, di uno dei postulati dell'approccio, diciamo, classico del percorso generativo è che ci siano degli strati, che ci siano dei livelli, che ci sia un livello di semplificazione e complessificazione a seconda, in qualche modo, della direzione che uno prende. Però proprio l'esempio del colore mi sembra un buon esempio di questo che io così ribattezzo su due piedi, poi vediamo se tu sei d'accordo. Una sorta di immanentismo radicale, nel senso che è nella materia che è sostanza, quindi nella superficie del testo dell'opera, che si gioca tutto, in qualche modo non dietro, non dentro, non sotto. E l'esempio del colore mi sembra uno particolarmente adatto a spiegare di quello che citi nel sottotitolo, cioè la questione della singolarità dell'opera d'arte come complessità, cioè come ultralocalità e ultrasituatività. Cioè è tutto lì che si gioca. Nell'incontro, per esempio, no, tu dicevi la persona che passeggia, la luce fatta in un modo piuttosto che in un altro, è un discorso di, in qualche modo, embodiment della fruizione dell'opera d'arte che può essere decisiva. Decisivo, scusami, rispetto alla definizione di quello che poi è la costellazione di senso che l'opera può lanciare, eccetera. Quindi in realtà sei partita dal colore, poi hai preso la tangente, però come dire, secondo me è super pertinente il percorso che hai fatto per toccare questi punti, cioè elogio della superficie in qualche modo da tutti i punti di vista, sia della teoria. Quindi del modello teorico, sia della superficie in quanto materia, cioè quella che noi chiamiamo con questo nostro gergo per cui ci capiamo solo tra di noi, sostanza, è l'importanza della situatedness, per dirla con un inglese pronunciato male. Ma proprio dal colore, diciamo, riprendo questa cosa per chiederti un'altra cosa che mi sembra centrale, sia in questo sia in questo testo, diciamo, in questo libro, sia nelle cose che tu hai fatto prima. Per i tuoi percorsi di ricerca, anche come visiting in vari luoghi, perché ti sei dedicata a questo in alcuni posti specifici, la vibrazione, che a me in qualche modo accende cose che forse non sono neanche pertinenti, anzi non lo sono sicuramente, ma che non sto neanche a citare. Però ecco, la vibrazione in realtà dal punto di vista del tuo approccio al discorso estetico è molto importante e secondo me ci arrivi da posti diversi, da punti di vista diversi, perché a un certo punto è tirata in ballo dal famoso articolo di Sarti, Citti e Piotrowski come momento, diciamo, fondativo della funzione semiotica, lo sto dicendo malissimo, ma probabilmente tu ci arrivi anche da studi che hanno un'origine diversa e sono più di natura squisitamente estetica o di chi all'interno della semiotica si è occupato in maniera
centrale di arte, come dici tu, non soltanto dal punto di vista visivo. Quindi perché è così importante la vibrazione? Come la definiamo? Allora, qua diciamo è qualcosa che in questo libro in realtà era appena in germe e che poi mi ha portato a lavorarci altri 5 anni. È un lavoro che sta andando avanti, forse parliamo del libro futuro più di quello che è presente. Però in realtà diciamo che ritorniamo sempre a Paul che a un certo punto dice ai suoi allievi per fare delle forme ecco, si può prendere un archetto di ovellino, una piattaforma, una lastra di legno di metallo, prendere la sabbia, fare oscillare questo archetto di violino a un angolo e ecco che si generano delle forme, delle morfologie. Cioè, questa vibrazione che partecipa a creare delle forme, cioè è qualcosa che in quel momento è proprio la morfogenesi, e tra l'altro è stato un primo studio che ho fatto sulla vibrazione a partire di come Peter Eisenman in architettura pensa delle architetture che sono soggette a delle onde, delle dinamiche del territorio, cioè fa delle opere, una Santa Maria del Mar, che in realtà non è mai realizzato un progetto in cui la casa in qualche modo oscilla come se subisse le onde del mare. Ovviamente Peter Eisenman nella ricostruzione lavora a stretto contatto con Derrida, per cui è già in un spostamento completo rispetto al modernismo. Siamo qua in pieno postmodernismo e veramente le basi teoriche. Arriva anche a creare a Tokyo una casa che sembra già decostruita dal terremoto, cioè se si vede la casa che Peter Eisenman finalmente ha realizzato, sembra che sia già in sé un terremoto. In qualche modo la forma assigna tutte le dinamiche locali e quindi è stato un punto di partenza su come la vibrazione potesse essere veramente qualcosa che crea, quindi una morfogenesi in quel caso. In realtà poi la cosa è diventata molto più ampia, perché non ho considerato solo l'aspetto genetico, ma è diventato poi un punto su cui possono pensare anche, come posso dire, il rapporto estetico che abbiamo con le opere, cioè perché ci si sente vibrare e in che modo si entra in risonanza con le opere. Ora non vorrei andare oltre delle cose che in realtà non stanno in questo libro, però è vero che ci sono delle cose, dei punti che appaiono già in questo libro. In particolare sull'ultimo capitolo, che è quello più complesso, secondo me, me l'hanno anche detto quando ho presentato, c'è questo sentire la complessità e sentire l'inconsistenza. C'è un lavoro di Paul Klee sulla polifonia in pittura, come appunto la pittura, il colore, le forme creano delle polifonie, quello che dicevamo prima, come se interagiscono e creano dei movimenti, delle dinamiche. E c'è l'idea che la vibrazione sia qualcosa che sia l'input della materia, questo movimento che ci impone anche a andare verso l'opera, ma anche all'opera emerge nella nostra percezione. E quindi come la vibrazione sia qualcosa che secondo Paul Klee non è solo all'origine, non è solo nell'opera, ma anche di una post-creazione, cioè noi continuiamo in qualche modo tramite la nostra vibrazione a dar valore all'opera e a dare tutto il senso estetico, estesico che l'opera può avere. Quindi c'è un filo, diciamo, più metaforico, ma che poi mi ha portato a approfondire anche come in realtà gli artisti hanno usato la vibrazione. Alcuni l'hanno fatto in maniera molto, molto materica, hanno creato delle opere tramite la vibrazione, si sono interessati a come le opere, il colore, eccetera, creano della vibrazione nella percezione, come si possono avere delle
risonanze negative e positive, non solo positive, quindi ci sono gli artisti che hanno creato dei malori attraverso delle vibrazioni invisibili, eccetera. Quindi il discorso poi si amplia, però diciamo che è un punto molto importante per me dal punto di vista estetico, ma anche delle implicazioni sempre più profonde dell'osservatore nell'opera, insomma. Diciamo che è quasi una sorta di... Io cerco di fare proprio salti quantici perché mi diverte, tu in caso mi bastoni se vado fuori dal seminato di quello che vuoi dire tu, però diciamo la questione della vibrazione mi sembra un po' come il contagio intersomatico di Landowski, ma a livello molecolare, cioè da un altro punto di vista, per cui c'è una sorta di trasmissione dentro fuori tra opera e fruitore, che è poi uno dei modi con cui si può costruire il rapporto con l'opera fino ad arrivare alla famosa presa estetica, eccetera, eccetera. Il riferimento che non avevo citato prima, che mi si era acceso in testa quando avevo letto, diciamo, per la prima volta, sia in altri tuoi saggi, sia in alcune parti di questo libro, la questione della vibrazione, avevo pensato, per affinità, ma anche per divergenza, all'atmosferologia di Tonino Griffero, che comunque, come dire, ci vedo un certo modo di porsi problemi simili, ecco, quantomeno nella questione della vibrazione. E poi mi ero segnato anche un'altra cosa. Beh, in realtà vado. Ah, no, ecco, volevo dire, chi ci stesse seguendo, se avesse interventi da fare, domande, curiosità, eccetera, sa che può scrivere in chat, noi leggiamo tutto. In realtà il discorso molto organicamente da colore a vibrazione arriva per me a un'altra questione fondamentale, che è quella con cui di fatto tu concludi, quindi l'hai già accennato, no? Che è una come dire, delle parti più dense, complicate, insomma, alla fine del libro, che però è una questione centrale, perché dal mio punto di vista specifico, cioè per come la vedo io riguardo ai problemi della semiotica, i non risolti della semiotica o ai suoi punti di forza, c'è sempre in sottofondo la questione dell'ineffabilità e della capacità, possibilità di verbalizzare un qualche tipo di senso che non nasce come linguistico in senso stretto. Quindi, con cose molto prosaiche come l'esperienza quotidiana, o con cose molto meno prosaiche come il confronto con l'opera d'arte, con la maiuscola, oppure interi ambiti in cui la nostra capacità di tradurre a parole e quindi di spacchettare il senso in maniera ordinata e lineare, no? Tu dicevi polifonia, che è una cosa che chiama subito musica, ma che si può dare anche nel visivo dal punto di vista della lingua verbale naturale, è tutto lineare, quindi dobbiamo mettere una cosa davanti all'altra e dare un ordine preciso. Quindi ambiti come l'olfatto, il dominio osfresiologico, osmologico, oppure la musica, tutte cose in cui, guarda caso, la vibrazione torna ed è fondamentale. Come facciamo a rendere conto del passaggio tra indicibile, prensibile, ma forse che ci sfugge da un punto di vista, diciamo, cognitivo, è il problema di volere dire a tutti i costi l'indicibile, che è, da un punto di vista della semiotica, diciamo, mainstream, è poi uno dei problemi che in qualche modo, con tutti i limiti che tu dicevi, no? La semiotica plastica ha provato a fare, per definizione, no? Dire l'indicibile. Anche la proposta, per esempio, di Gianfranco Marrone di trasportare il figurativo plastico all'ambito del gustativo, del sapore, ha proprio questa tensione verso il cercare di tradurre verbalmente quello che è complicato tradurre verbalmente. Insomma, è una grande ossessione dei semiologi, questa roba di uscire dal glottocentrismo e poi farlo rientrare dalla finestra. Come l'hai svolta tu questo problema, insomma, ecco. Allora, ritorno un attimo sulla vibrazione, perché effettivamente quello che forse ho dimenticato di dire, ma forse l'avevi già detto tu, è che in questo lavoro sulla vibrazione ho trovato interessantissimo che finalmente lo si ritrova anche a livello neurologico, è quello che punta fuori poi anche un po' in qualche modo Sarti, Alessandro Sarti, quando parla di vibrazione in matematica, cioè per far emergere poi alla fine cioè qualcosa di non soltanto metaforico ma fondamentale, insomma. La questione del linguaggio è una questione che poi
È complessa, nel senso che in quest'ultimo capitolo mostro, cerco di mettermi un po' negli occhi degli artisti, Paul Klee e Marcel Duchamp, tutti e due hanno lavorato sul linguaggio e in che modo se ne sono riappropriato. Paul Klee dicendo appunto che c'è un problema perché c'è una simultaneità nel plastico che il linguaggio non riesce a dire e mostra tutta la difficoltà di capire un paesaggio nel linguaggio, che nel suo disegno lo fa in maniera molto intuitiva, semplice e chiara. E Duchamp, al contrario, che gioca sul linguaggio per creare delle opere, cioè tutto dei giochi di parola, dei giochi di cerniera, come dice Lyotard, un altro autore per me molto importante, di come appunto ci sia una trasformazione di energia tra un registro e un altro, passare dai possibili a un altro registro, eccetera. Quindi, cioè, il linguaggio in realtà dipende come lo guardiamo, anche quello, il linguaggio può essere visto anche in maniera tabulare, se pensiamo poema non è per forza lineare, c'è una dimensione tra la parola e l'immagine della parola anche che gioca, c'è una disposizione, penso. Parole libere futuriste e piena di sperimentazioni, cioè in cui veramente si può giocare sull'aspetto visivo. C'è cioè un bellissimo libro di Francis Hédelin, La lettre d'image, in cui appunto c'è un intricarsi del visivo con il linguistico. E allora, il mio punto di vista su questa complessità, su questa relazione molto complessa che il linguaggio può avere con le altre forme artistiche o non artistiche, è un po' un ritornare un passo indietro a quello che diceva Louis Marat. Louis Marat a un certo momento dice. Parlando tra l'altro di Paul Klee, non a caso, dice: ma c'è un senso immediato, visivo? Dice sì, ma una specie di non senso. E in realtà poco prima non era così sicuro, cioè perché parlare di non senso per forme che non siano quelle linguistiche? Evidentemente c'è un problema poi di traduzione, trasposizione che non è mai completa. Io mi chiedo un passo prima, cioè c'è comunque un senso anche in questo che pare un immediato, ma in realtà non è così immediato, c'è cioè, sì, anche un modo di costruire lo sguardo, l'esperienza che entra nella visione delle opere, ci sono un insieme di fattori, non siamo mai ingenui a guardare un'opera. Il problema è farlo venire fuori piuttosto che schiacciarlo subito tramite la trasposizione in un linguaggio verbale. È un po' quello con cui sto lottando da tutto il mio percorso di ricercatore, cioè è un po' quello che mi ossessionava quando appunto parlavo di metavisivo, di un metadiscorso che non sia quello linguistico, verbale, ma che ci sia già delle forme metadiscorsive nel visivo stesso, e adesso ritrovo un momento più percettivo, cioè un senso in qualche modo che è una comprensione ancora non completamente forse verbalizzabile. Penso è un'esperienza che mi ha detto un collega, amico, che è pittore e dice che lui è andato a vedere delle grotte, dei disegni di graffiti, insomma, preistorici, eccetera. E si è trovato di fronte a queste opere
in cui non si sa la significazione, abbiamo perso completamente le tracce, anche gli storici, gli archeologi fanno fatica a trovare veramente la significazione, il senso, più hanno ipotesi, ma non si sa veramente a cosa siano legate, se siano dovute a rituali, a momenti di caccia, eccetera. Però lui diceva, come pittore ho guardato e senza capire il significato, però ho guardato e ho compreso tutto. Cioè, c'è una comprensione plastica che appunto per lui è diventata evidente già osservando le forme, la disposizione nello spazio, alcuni giocano anche con lo spazio della grotta, eccetera. Quindi questa comprensione estetica per me, ecco, se arriviamo già là, è già un gran punto avanti, e con tutte le difficoltà poi cercare di spiegarla verbalmente, ma insomma il problema è a monte, come arriviamo a comprendere questa logica plastica, questa creazione delle forme con un loro valore, insomma. Sì, poi io questa cosa me la spiego sempre in termini forse banali perché dicotomici, quindi tutta la complessità, diciamo, la ammazziamo dicendo che c'è un A e un B, un bianco e nero, però in qualche modo un vecchio adagio che funziona secondo me abbastanza bene in tanti ambiti è che il senso c'è, no, non lo dobbiamo neanche stare troppo a inseguire o ricostruire, il problema è come viene significato questo senso, cioè come si è costruito il modo in cui noi quella cosa, tra virgolette, intuitivamente o anche somaticamente la esperiamo e appunto, guarda caso, magari abbiamo difficoltà a verbalizzarla. Quindi è chiaro che c'è un livello, un impatto di senso che è forse quello più complesso poi da andare in termini tecnici proprio ad analizzare, a spezzettare per capire come si è coagulato, solidificato, tu a un certo punto nel libro usi la parola cristallizzato, no? Com'è che tutto questo è possibile e noi lo facciamo in qualche modo in automatico? Poi vabbè, citavi il collega amico che è anche pittore, io così ricordo che una Filippo delle... Fanciullo. Ecco, giusto citarlo. No, pensavo a un altro grande semiologo in realtà... Come dire, transomodale, perché poi lui si era occupato in realtà tantissimo di letteratura, magari era un pittore, cioè Jerzy Nazca, che è stato, diciamo, un riferimento fondamentale da tanti punti di vista per almeno due, tre, diciamo, macroambiti della semiotica, quindi, come dire, sia quella letteraria che quella appunto del visivo, della pittura. Niente, così mi è venuto in testa, volevo ricordare che era esistito Jerzy Nazca, che diciamo non è particolarmente citatissimo. Volevo ricordare, prima di avviarci verso la conclusione, ma comunque di dire ai nostri telespettatori, lo dico con un termine da televisione anni 80, di commentare e chiederci cose, volevo ricordare, perché più o meno abbiamo toccato tutta una serie di punti che sono ben individuati in forma di capitolo nel libro. Quindi Klee, il colore, la questione della complessità e del dire l'indicibile. Proprio a vantaggio di chi il libro non l'ha letto, magari non ha neanche visto l'indice, per chi fosse interessato a questi due artisti, sappia che trova pane per i suoi denti, cioè c'è un capitolo dedicato a Kandinsky, altro grande totem, diciamo, di chi si interessa di arte a 360 gradi, ma in particolare di arte visiva, in particolare di astrattismo, delle avanguardie, eccetera, e poi c'è anche proprio nella parte in cui parli di cristallizzazione della vita, insomma, quel capitolo lì è dedicato a Munch. Perché poi tutte le altre cose, Eisenman, le abbiamo, diciamo, citate in maniera confusionaria, come faccio sempre io, però, diciamo, spero di aver dato una table of contents un po' a gamba all'aria, però esaustiva dei contenuti del libro. Sì, forse posso dire due cose su Certo, questi sì. Mentre aspettiamo che qualcuno si... candidi. Vai, vai, Sì, vai. Vai se assolutamente. c'è qualche domanda anche esterna, mi dici tu. Comunque su Kandinsky in realtà poi dopo, ho dimenticato di dirlo, diventerà sempre più fondamentale per me Kandinsky perché è stato poi il primo a teorizzare la vibrazione in arte, per cui no,
ci ho lavorato molto di più dopo, però su Kandinsky questo capitolo, appunto, che in realtà parte dall'analisi di un quadro e idem per Munch, si trattava proprio di cercare di analizzare la singolarità di un'opera, cioè vedere un'opera come funziona e come in realtà entra una dinamica anche rispetto alla produzione dell'artista, di cose contestuali, per cui in particolare Mosca Primo, che è il quadro di Kandinsky che analizzo, cerco di vedere come entra anche in un'azione biografica con Kandinsky, come si situa un suo percorso e soprattutto come diventa un modo per farci entrare in un quadro. Cioè, Kandinsky arriva a dire nei suoi scritti che c'è un modo anche di far entrare nel quadro e questo appunto si materializza anche nella sua opera, creando dei vettori, creando delle tensioni, eccetera. In qualche modo qualcosa di simile sull'opera di Munch, ho cercato pure là di cercare di analizzare la singolarità di quest'opera, un testo che poi tra l'altro è stato molto articolato, nel senso che prima ho fatto un testo che è comparso in un bollettino della Société di Estetica francese, un bollettino che in qualche modo non so nemmeno quanti abbiano ricevuto, insomma una prepubblicazione, non pubblicazione, quando c'è stata la possibilità appunto di raggruppare in questo libro dei saggi anche precedenti che erano poco raggiungibili, appunto ho pensato di tradurlo e in questa occasione ho contattato il museo di Munch e ho scoperto che il titolo che mi era stato dato, cioè che era in realtà alla mostra di Roma, non corrispondeva per nulla a quello dell'inventario, cioè c'è stata una specie di reinterpretazione dei commissari che hanno dato a questo quadro che è dal Nordstrand, che è una località vicino a Oslo, dove sta Munch, hanno dato il titolo Paesaggio Alleghen, Desiderio Ardente, titolo che non esiste per nulla nell'inventario di Munch e che mi aveva anche guidato in un certo senso alla lettura. Però al di là di questo, poi mi ha permesso di ricostruire anche altre opere in cui delle forme simili erano lavorate, c'è un problema anche iconologico. E tutto nasce da parte da un'osservazione del quadro davvero, ma anche qualcosa che mi aveva turbato. Questo turbamento l'ho scoperto solo a distanza un po' di tempo. In realtà è una figura di una donna che è come si dice, un pentimento, cioè qualcosa che si vede e non si vede nel quadro, cioè qualcosa che rimane a livello quasi dell'infigurabile, cioè questa figura potenziale che emerge nel paesaggio di una donna, ma che in realtà è semi occultato dal paesaggio stesso. Ecco, per cui era un modo per analizzare come quest'opera si inserisce nella teoria di Munch, appunto, di cristallizzare anche dei sentimenti, le passioni che per Munch sono molto importanti nella sua poetica e come quindi le forme diventano anche, come diceva Umberto Miscia, l'opera è anche un oggetto teorico, come se avevo detto, rilanciato da Marco Andrese e Careri sulle Scialì, però Damisch parlava anche di un'arte pensiero, cioè veramente un valore teorico che è già nell'opera stessa, che in qualche modo permette poi di articolare tutto il senso che noi decliniamo a partire da quello che vediamo. E per opera intendo non solo l'oggetto, per me l'opera è anche l'implicazione dell'osservatore che guarda l'opera, cioè veramente è il momento dell'esperienza estetica, veramente sono un momento in cui penso che bisogna pensare l'opera come un elastico, cioè qualcosa di
che dipende anche dallo sguardo che portiamo all'opera stessa, non può ridurre l'opera all'oggetto, ma a come viene appreso da estesicamente e esteticamente. Scusami, appunto, problemi di regia, volevo rimostrare la copertina, visto che siamo in chiusura. Grazie Stefania anche per quest'ultima, come dire, spiegazione di quelle due parti che avevo un po' trascurato. Io direi che abbiamo, spero, abbastanza bene affrontato i contenuti del testo, quindi visto che nessuno si avanza con domande, andrei intanto a ringraziarti di nuovo e poi a liberarti barra congedarti, non prima di aver ricordato, come dice sempre Bruno, che Semio Boomer non finisce mai, non finirà mai. E quindi la settimana prossima, quindi puntata immediatamente pre-pasquale, abbiamo Gianfranco Marrone con l'edizione inglese del suo Introduzione alla semiotica del testo, uscito qualche tempo fa per De Gruyter, un libro come dire, interessante e importante per come viene pubblicato dove, visto che noi sappiamo che la sociosemiotica, no, ce la cantiamo e ce la suoniamo, però diciamo, se uno esce troppo dal circuito Italia, Francia, Spagna, America Latina, probabilmente nelle altre parti del mondo hanno in testa un'idea di semiotica che è diversa, quindi cercheremo di parlare anche di queste cose. Stefano, tu resta un attimo, anche se chiudo la diretta, così ci salutiamo Sì, io fuori. però volevo ringraziare te e anche chi ci ha seguito, anche se non posso domande, rimango disponibile se volete, anche a posteriori potete mandarmi una mail o farmi sapere volentieri. Anche attraverso di noi in caso giriamo tutta Stefania. Grazie a te di nuovo Stefania, grazie a chi ci ha seguito e chi ha comunque interagito, appunto Bruno Surace che è assente ma è come se fosse presente, è sempre qua, Che poi saluto vivamente. Cristian e tutti gli altri, quindi grazie ancora Stefania, ci vediamo la settimana prossima e buon, che giorno è oggi? Buon giovedì pomeriggio. Giovedì. Ciao! Ciao a tutti.